We're here in front of Bollate Jail, just a few kilometers from downtown Milan. Here is where one of the most eclectic rehabilitation programs takes place. A restaurant called In Galera, which means in prison in Italian. The dishwasher, waiters, cooks working here have all been convicted for homicides, armed robberies, drug trafficking and other crimes. Qua siamo sempre all'interno del carcere. Certo, ed è il primo ristorante dentro a un carcere, in Italia soprattutto. The In Galera restaurant opened in 2015. The founder, Silvia Polleri, has coordinated catering services for years. Now, with the In Galera project, she runs one of the best reviewed restaurants in Milan. Il locale non è mio, di Silvia Polleri, è di una cooperativa e a me piace dire dei detenuti. Tutti retribuiti con busta paga, stipendio, previdenze, perché se tu vuoi trasmettere la cultura del lavoro devi dare alle persone quello che è previsto dalla nostra Costituzione. Qui siamo all'interno di un carcere, ma è come un lavoro esterno. Le responsabilità sono le stesse, la correttezza verso i colleghi sono le stesse, verso la signora, verso i clienti. Non ci si può coprire col fatto che sono un detenuto, è un carcere, no, è un lavoro come fuori, punto. E quindi uno che non ha mai lavorato si fa le ossa, fa la scuola, la sua gavetta, impara anche la cultura del lavoro. Posso preparare i piatti, ragazzi? Sì, chef. Grazie. Allora, butta tutto, due trottoli e un tortello. Everybody's working, like in half an hour the first clients are gonna arrive and they're all pretty busy. In Italy, overcrowding had become such a problem that in January 2013, the European Court of Human Rights ordered to fix the system. Finding a way to balance punishment with rehabilitation is quite an issue. Perché comunque esci da quel torpore che la vita carceraria purtroppo ti porta a fare. Passeggiata all'aria, branda, televisione, carte, che sono cose che mi sono mai piaciute, però se lì passi il tempo lo fai, leggi qualche volta, però in stanze da tre persone chiuse in sette o in stanze con altri dieci dentro, anche di metto a leggere, metto a fare qualcosa, non ce la fai, quindi butti via il tempo, proprio tempo sprecato. Modo per riproporremi nella vita, insomma, magari cercando anche di migliorare, perché non è detto che fuori dalle sbarre si lavori meglio che qua dentro. Non tutti i detenuti sono uguali, non tutti i detenuti sono portati poi a tornare qui, anzi, soprattutto quelli che hanno le possibilità che abbiamo avuto noi, vogliono cambiare veramente, cioè vogliono un riscatto. La cosa più difficile non è riuscire a capire il tuo errore, è riuscire a far capire alla gente che hai capito. The restaurant is fully booked as always and people seem really happy about what they're eating. Quando arrivano i clienti, talvolta mi dicono: "Ah, però noi ci immaginavamo che i camerieri fossero con la divisa a righe." Non si accorgono che quella non è ironia. Il pensiero va sempre sul detenuto, cioè è un pregiudizio, diciamo, un po' brutto, no? Però una volta che sono qua, l'accogliamo bene, si mangiano bene, li serviamo veramente bene e vanno contenti.